oramai questa è diventata un po' la nostra sede, la sede di Liberi.tv, e siamo qui per oggi parlare di mozzarella di bufala campana DOP. Questa è un po' la casa a Roma di tutti i consorzi. Allora, parliamo di questa giornata importante che sta per cominciare. Beh, innanzitutto questa è una casa che ormai ha 10 anni, rappresenta circa il 98% di tutti i prodotti DOP e IGP italiani, quindi è una casa modesta però importante. E oggi è pure una giornata molto importante perché c'è la presentazione di questo grande formaggio, direi un formaggio veramente unico al mondo, perché è una pasta filata che ha una lunghissima tradizione tipica dell'Italia del Sud e oggi è proprio il punto di riferimento, penso, per tutte le paste filate che hanno un così grande successo nel mondo. Tra l'altro un prodotto che ha la sua rivincita, finalmente la sua riscossa dopo aver trascorso un passato non proprio in linea. Sì, beh, oddio, in una vita ci sono dei momenti alti e bassi, questa che è la realtà, è inutile nasconderla. Importante però è rimboccarsi le maniche, riprendere in mano quelli che sono i valori di riferimento, e qui ce ne sono tanti, sia a livello culturale che di tecnica che produttiva unica, che di valore economico. E quindi con questo penso, ecco, che i produttori abbiano tutti gli strumenti per avere successo sul mercato. Allora, abbiamo detto, questa è una casa bella di una grande famiglia, quella dei consorzi d'Italia, e allora diciamo ai nostri videoascoltatori l'importanza dell'esistenza di queste realtà per il nostro bel paese e per veicolare le eccellenze italiane. Guarda, direi che sono delle realtà fondamentali. Cosa sarebbe la produzione di latte, penso di latte di vacca, se non ci fossero le DOP che valorizzano questo latte rispetto, ecco, al latte che c'è nel mondo, oppure cosa sarebbero anche i vari salumi senza i salumi DOP, stessa cosa per gli oli, stessa cosa, anche se posso dire un'altra casa, per i vini, per cui sono proprio dei valori comunque che hanno un'importanza fondamentale a livello economico, però anche a livello di tradizione culturale, e questo direi che è un aspetto unico, perché dietro a un prodotto c'è un panorama di aromi, sapori, gusti, però c'è anche tutta una eredità culturale che poi farà la ricchezza del nostro paese. Bravissimo, questo discorso ci piace proprio per aprire ufficialmente la presentazione.